Buongiorno. Dunque, nell'interpellanza si chiede con una lunga serie di premesse la risposta su alcuni punti che in sintesi sono quali siano le cause del ritardo, se ritardo c'è stato nella spedizione dei bollettini, quale debba essere intesa l'espressione nei giorni immediatamente successivi per il versamento, se una proroga di pagamento si applicasse anche per le quote dello Stato. Se ci sono modalità alternativi con la PEC, perché gli avvisi non rechino il numero di occupanti, eccetera, eccetera. Allora, gli uffici naturalmente hanno predisposto una nota di cui io cercherò di dare succinta spunto, perché in realtà è molto articolata e molto complessa. In sintesi, innanzitutto bisogna ricordare che il percorso normativo della TARES è stato ovviamente molto travagliato, noi siamo soltanto l'ultimo portale di questa vicenda riferita a una serie di cambiamenti ancora avvenuti nel mese di novembre. Non soltanto dopo l'articolo 14 del 201-2011 sono stati via via approvati continui interventi correttivi e modificativi e ancora nel 2013. Addirittura l'ultima modifica è intervenuta con legge di stabilità 2014, ovvero la legge 147 il 27 dicembre 2013, cioè addirittura dopo la scadenza che noi avevamo fissato per il pagamento. E hanno pertanto costretto i comuni a un difficile e complicato lavoro di continua revisione della normativa regolamentare dell'impianto tariffario. Questo ovviamente è dettato dalla variabilità in materia di bilanci degli enti, dal fatto che questo slittamento dei bilanci dal 30 settembre al 30 novembre ha portato ovviamente a far saltare l'intera attività programmatoria e naturalmente è difficilmente immaginabile che un ente potesse adottare regolamenti prima dell'approvazione del suo bilancio, per noi avvenuto il 29 ottobre del 2013. Ora, noi abbiamo approvato il regolamento, come i consiglieri interpellanti sanno bene, il 22 ottobre 2013, dopo ampio e travagliato dibattito nelle circoscrizioni, in commissione e in consiglio comunale. Pertanto, solo dopo l'approvazione del bilancio del regolamento in aula è stato possibile predisporre la procedura di calcolo, pur nelle more del cambiamento della normativa nazionale. Come è noto, la nuova logica tariffaria, in applicazione della nuova normativa, ha richiesto un grosso adeguamento informatico utilizzato per l'allineamento delle superfici tassate, così come l'inserimento della numerosità dei componenti nel caso di utenze domestiche, la corretta applicazione di agevolazioni deliberate che sono state, come il consigliere sa bene, numerose e articolate. Dopo i test abbiamo richiesto ovviamente tempo e sinergie ai soggetti per la consegna degli elenchi debitori e i conguagli alla Soris, conguagli perché è noto che naturalmente sono posizioni che erano state comunque pagate in acconto e pertanto di conguaglio si parlava e non di pagamento in prima battuta, e conseguentemente si è calcolato l'importo residuo da pagare per il saldo TARES al netto degli rate di acconto TARES già pagate sulla tariffa TARS 2012. L'avvio degli avvisi con i dati definitivi di conguaglio è avvenuto il 9 dicembre del 2013, dopo questa lunga procedura richiesta dalla necessità di non fare errori sostanziali rispetto ai calcoli. Due sono le novità sostanziali. Innanzitutto l'introduzione per legge statale del pagamento tramite il modello F24, che ha sicuramente generato difficoltà per l'utenza che non aveva dovuto pagare l'IMU 2012, quindi in particolare anche per i locatari residenti in alloggi ATC. Il secondo, l'introduzione di una tariffa annua basata sul numero di componenti in nucleo, indipendentemente dalla superficie dell'immobile, come noto la tariffa variabile e tariffa fissa della TARES. Al fine di considerare quindi che nell'anno solare corrispondente all'anno di obbligazione tributaria tutte le variazioni anagrafiche intervenute, cioè emigrazioni, migrazioni, modifiche di convivenza, coabitazione, nel rispetto del regolamento TARES, che ha previsto che le variazioni in effetto nel bimestre solare successivo, il calcolo della TARES sarà effettuato con riferimento alla situazione anagrafica registrata per ciascuno dei bimestri dell'anno. Quindi, non annualmente alla situazione del 31 dicembre, ma la verifica anagrafica puntuale di ogni posizione per ogni bimestre. Ricordo che le posizioni sono oltre 400.000 in città di Torino. Ciò ha determinato una maggiore complessità di esposizione delle informazioni, tanto che, nonostante l'originaria richiesta della città di evidenziare nel documento di pagamento la numerosità dei componenti, Soris ha comunicato solo a ridosso della stampa degli avvisi l'impraticabilità dell'esposizione, ancora più complessa, in caso di applicazione di diverse tipologie deliberate. Si pensa al caso di riduzione del 10% della tariffa per componenti superiori a 0 uguale a 5 con superficie fino a 80 metri quadri che nel corso dell'anno abbia subito una modificazione della composizione del nucleo, cioè in sintesi il caso in cui si combinava la nostra agevolazione specifica con quella che prevedeva già la tariffa variabile della TARES di norma.
In generale, quindi, in rapporto a quanto avvenuto nelle grandi città italiane, gli uffici corsa Racconigi hanno avuto capacità di risposta tempestiva e efficace, tanto che nei giorni di maggior afflusso, dal 15 al 31 dicembre, hanno visto una presenza di circa 500-600 contribuenti al giorno e le attività di sport hanno avuto termine comunque entro le 14.30-15, quindi ben oltre il limite ordinario, ma dentro orari di assorbimento della domanda cumulata durante la mattina. Le attività di call center di primo livello hanno fornito una serie di risposte per facilitare la comprensione del documento di pagamento e naturalmente sono stati comunicati, ricordo, 400 oltre 1.000 utenze, ma in tutto 520.000 documenti tra utenze domestiche e non domestiche, 400 e qualcosa mila di domestiche, la differenza di non domestiche. Molteplici anche i canali di comunicazione attivati oltre alla ricezione ordinaria della corrispondenza, fax, TAR, su casella postale, certificato attributico, i contribuenti hanno fatto riferimento per le proprie istanze. Si evidenzia in proposito che spesso il contribuente utilizza detti canali contemporaneamente per trasmettere le proprie richieste, ciò naturalmente complicando la gestione. Le richieste, corrispondenze più supporto pubblico, si colloca intorno all'1,5% dei contribuenti complessivi, pertanto una quota residuale della popolazione complessiva, pur essendo comunque 500.000 utenze, consigliere Bertola farà abilmente l'1,5% di 500.000 e mi dirà esattamente il numero esatto dei contatti. Misura tuttavia che, dal punto di vista statistico, può considerare un valore accettabile del grado di efficacia e efficienza dell'ente rispetto alla gestione della grande difficoltà della transizione in TARES. In merito alla scadenza del tributo, si segnala che l'amministrazione ha fissato la scadenza entro domenica 15 dicembre per le utenze domestiche, in osservanza alla risoluzione 10 di direzione finanziaria del 2013, Ministro dell'Economia e Finanze, del 2 dicembre 2013. Con legge di stabilità 2014, dicevo prima del 27 dicembre, quindi ben dopo la scadenza noi inizialmente fissata, è stato definitivamente chiarito quanto pubblicato dal MEF, quale comunicato sulle scadenze dei tributi in giorni precedenti al periodo natalizio, ovvero che la maggiorazione statale TARES dovrà essere comunque versata entro il 24 gennaio prossimo 21, senza applicazione di sanzioni. Questa è quella, la cosa che ha generato poi l'ulteriore confusione sul fatto che il 24 scadeva anche la minimu e poi non si è più capito, per colpa nostra, se uno stava versando la TARES o la minimu e qual era il termine. Il succedersi di tali ufficiose modifiche normative spiega il tentativo della città di comunicare ai contribuenti che avessero tardivamente ricevuto il documento di saldo di procedere al versamento dei giorni immediatamente successivi, rassicurando circa l'inapplicabilità di sanzioni per il ritardato pagamento. Chiaro che naturalmente la differenza tra la legge finanziaria che legge e le comunicazioni informali intervenute nel frattempo non hanno aiutato una corretta comunicazione, ma non per colpa della città. Rispetto all'attribuzione numero 2 di due componenti in caso di alloggio a disposizione, si evidenzia che il Consiglio Comunale, con regolamento per l'acquisizione del tributo, all'articolo 9, stabilisce che per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per residenza anagrafica, ma tenute a disposizione, per utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune e per utenze intestate a soggetti residenti all'estero, si assume come uno di occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, è stabilito convenzionalmente in due componenti, tenuto conto del numero medio dei componenti di confederazione comunale, in sintesi. È chiaro che la convenzione fiscale è necessaria perché in carenza di un dato non si può non rendere imponibile. È chiaro anche che, purtroppo, il regolamento approvato a fine ottobre evidentemente ha avuto ben poco tempo per essere applicato e conosciuto, ma questo torna al tema principale, che non è la volontà della città di non rendere noto il regolamento, quanto a una surreale annata fiscale caratterizzata da tempi schiacciati e difficoltà comunicative, di cui la città però, posso dire, è sinceramente vittima. Circa l'opzione dell'invio dei bollettini attraverso PEC, la città sta studiando anche l'applicazione del CAD e le modalità attuative e gestionali che consentono la fluidità dei processi. Segnalo solo che mentre l'applicazione della PEC sulle utenze dovute a intestatari di partita IVA, attività gestionali, ciò è possibile in quanto la PEC è obbligatoria, notoriamente non è obbligatoria per le famiglie, purtroppo per fortuna, e pertanto al momento questa modalità non sarebbe comunque sufficientemente capillare. Grazie. Grazie Assessore, poi davvero questo lo chiedo io, quando ci sono risposte che gli interpellanti sanno che ci vuole 20 minuti leggendole a razzo, forse se le si fa per iscritto è più utile per tutti. Consigliere Bertone. Ringrazio la Presidente, forse ci sono tante cose da chiarire che succedono e che non riusciamo a chiarire nelle nostre commissioni consigliari, perché comunque ci sono tante cose da fare. Comunque, venendo al tema, io ringrazio ovviamente l'assessore per la risposta e concordo con lui che il pasticcio che comunque c'è stato per la vicenda TARES non dipende certamente solo dalla città, forse neanche principalmente dalla città, dipende da tutto un quadro normativo a partire dal governo in cui le cose sono state cambiate appunto talvolta anche dopo la scadenza fissata per la tassa stessa. Però c'è
certo che d'altra parte qualcosa non ha funzionato, nel senso che se noi arriviamo a impostare i bollettini il 9 di dicembre per la scadenza del 16, calcolando che le poste sono nello stato in cui sono e per di più sotto Natale sono particolarmente cariche, è logico che la cittadinanza non riceverà, almeno non tutta, i bollettini entro il 16. E infatti così è avvenuto, nel senso che almeno diciamo, da sondaggi informali fatti in quei giorni, un quarto, un terzo dei torinesi al giorno della scadenza ancora non aveva ricevuto i bollettini, non aveva idea di cosa dovesse pagare. Di qui l'uscita dell'amministrazione che ha detto ma potete pagare anche nei primi giorni quando arriva, però ovviamente questo ha complicato ancora di più la confusione, perché il suggerimento che darei è che se si danno delle comunicazioni del genere bisognerebbe dare delle scadenze, perché nei prossimi giorni non vuol dire niente e non tranquillizza le persone che si attaccano al telefono, vengono a fare la coda eccetera per sapere quanto vuol dire quei prossimi giorni, per cui sarebbe meglio dare un'indicazione precisa, pur sapendo che poi è anche difficile per chi amministra assumersi la responsabilità di un'indicazione precisa a fronte di una norma che dice la scadenza è quella lì. Però diciamo la cosa paradossalmente si è risolta, perché poi, e questo va detto, in altre città i ritardi sono stati ancora maggiori, cioè ci sono città dove i bollettini sono arrivati al 10 gennaio, per cui insomma di fatto il governo poi ha spostato tutto al 24 di gennaio. Però comunque il caos c'è stato. E quindi adesso capisco che la TARES fosse una questione straordinaria, ma qualunque sia la forma di tassazione sui rifiuti che ci sarà quest'anno, che ancora non è chiara, forse se quest'anno riuscissimo a fare dei passi avanti per la sanità mentale di tutti sarebbe conveniente. In particolare questo della PEC, è vero che la PEC è obbligatoria solo per le utenze professionali, ma ormai anche molti privati cittadini ce l'hanno, perché di fatto è molto comodo di comunicare anche con le pubbliche amministrazioni, per cui se il cittadino torinese, magari tramite tipo la piattaforma Torino Facile che già esiste, o comunque avesse la possibilità di comunicare un indirizzo di PEC che quindi garantisce lo stesso, addirittura con più certezza, perché attualmente l'invio dei bollettini è con posta ordinaria, quindi non abbiamo nessuna certezza di quando vengono consegnati, invece con la PEC si potrebbe inviarli a costo zero sostanzialmente, in tempo zero, quindi il 9 dicembre sono pronti, il 9 dicembre i cittadini li hanno nella casella di posta elettronica e dando anche certezza della consegna. Quindi questo della PEC, secondo me, almeno per i cittadini che ce l'hanno e quindi possono comunicarla all'amministrazione, sarebbe una cosa che una volta fatta semplifica di molto non solo questa, ma tutte le altre comunicazioni fiscali e non fiscali dell'amministrazione verso il cittadino. Sulla questione del numero di occupanti, sì, è vero che il regolamento parla dice quell'espressione lì, è anche vero che appunto era un po' difficile per i cittadini comunicare, sapere come, quando, comunicare quante persone abitano in una casa dove non abita nessuno, per cui capisco anche un po' la ritrosia, perché talvolta le case tenute a disposizione in realtà sono case affittate in nero che producono rifiuti anche magari con nuclei ben superiori ai due occupanti, però di fatto succede poi a persone che veramente hanno una casa a disposizione di pagare non solo l'immondizia per una casa che non usano, che magari sfittano, riescono a affittare eccetera, ma di pagare addirittura come se non ci abitasse non una persona ma due persone, e questo effettivamente non ha molto senso, per cui forse dovremmo prevedere l'ipotesi zero nella tabella delle case a disposizione, cioè prevedere una, perché di fatto una casa tenuta a disposizione veramente, cioè veramente sfitta, i rifiuti non ne genera sostanzialmente, se non magari quando ogni tanto uno va lì a pulire, ma per cui forse anche questa sarebbe una riflessione da fare, sicuramente anche in sede regolamentare, quindi nella discussione del Consiglio Comunale. Segnalo che comunque nonostante lo sforzo sicuramente encomiabile dei dipendenti che fanno quello che possono, per cui se sono sommersi di richieste trattano quelle che riescono a trattare, però sono molte anche comunque le segnalazioni di lunga attesa al telefono, di email ripetute a cui non è stata data nessuna risposta e così via, per cui diciamo il numero dell'1,5%, cioè 7.500 contatti, se ho fatto il conto giusto, è sicuramente un numero impressionante, però forse si sarebbe dovuto trovare, ho cercato di mettere un numero di risorse forse superiore, perché veramente, devo dire anche per testimonianza personale, poi per persone che sono andate, di certi giorni la coda in corso alla Conigi usciva fuori dalla porta e occupava il cortile solo per prendere il numerino per riuscire poi a parlare con qualcuno. Appunto anche la posta elettronica alle volte non si è riusciti a avere risposta, qualche volta sì, poi vuol dire anche ci sono anche esperienze che hanno funzionato, però forse mi è mancata un po' la capacità di rispondere a un'esigenza che sicuramente è a grandi numeri, perché parliamo di 500.000 e passa utenza, però qualcosa è mancato. In particolare comunque ho trovato un po' inopportuno il fatto che il venerdì 27, in pieno caos di questa situazione, il Comune abbia deciso di chiudere gli uffici. Capisco che è stata una chiusura generale di tutta la macchina comunale, però forse in questa situazione di emergenza, cittadini che erano in ritardo ma avevano paura di essere sanzionati, eccetera, eccetera, eccetera,
e quel giorno lì forse almeno quell'ufficio lì si poteva tenere aperto e tenere aperti gli sportelli per la gente che veniva a chiedere spiegazioni. Comunque, insomma, credo che adesso per il futuro la cosa importante sia ridiscutere magari il regolamento, però prima a questo punto, cioè se riusciamo magari già a parlarne in questi mesi senza aspettare, cioè capisco che non si capisce ancora a livello nazionale, ma una tassa sui rifiuti dovrebbe esserci, quindi alcune di queste cose, questo è il ragionamento sulla PEC, forse possono essere portati avanti già in questi mesi, quindi per l'anno prossimo, cioè anzi quest'anno 2014, cioè il Comune può cercare di non arrivare impreparato. Grazie. Grazie.